Questo bicchiere oggi è mezzo pieno o mezzo vuoto contro questa Ternana? Allora, mister, una sconfitta, però secondo me lei un po' è contento. No, sinceramente no. Non si può essere mai, non si può essere mai contenti di una sconfitta. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, sinceramente. Ci abbiamo messo l'anima, abbiamo messo tutto quello che avevamo. E come avevo detto alla Virgilia, non ci aspettiamo sconti. Ero consapevole che la partita sarebbe stata questa, nel senso, anche loro avrebbero battagliato. Non mi aspettavo una squadra come dire, piena di sé o superficiale solo perché prima in classifica. Mi aspettavo questa squadra perché li ho visto diverse partite, l'ho detto, sono primi in classifica non per caso, ma perché oltre alla qualità, perché dicevo, oltre alle qualità si era notato che era una squadra che aveva una coesione, che aveva voglia di lottare, anche giocatori importanti. Quindi mi aspettavo questa partita. C'è rammarico per forse il primo tempo abbiamo tenuto, ma non abbiamo avuto, secondo me, ci è mancato qualcosina per avere un po' di voglia in più, di spirito per andare a far male. Nonostante poi l'abbiamo tenuta abbastanza bene, abbiamo preso solo sto gol, peccato, c'è stato un piccolo fraintendimento. Avevamo lavorato su sta palla agli esterni a piede invertito, che sapevamo che venivano spesso dentro, solo che lì forse c'è stato un piccolo errore di comunicazione. E come avevo detto alla vigilia, questa è una squadra che quando fai mezzo errore ti punisce. In uno dei pochissimi errori che abbiamo fatto oggi dietro, abbiamo lasciato un tiro dal limite, l'ha messa proprio all'angolo, è stato bravo. Peccato, si poteva avviare, si poteva fare meglio in quella situazione. Poi il secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, anche proprio a livello emotivo, una squadra vera, abbiamo anche mosso bene la palla, abbiamo trovato tante palle tra le linee. Lì forse l'unico rammarico, ci è mancata la stoccata, un po' di qualità nell'ultimo passaggio o nel cross fatto un po' meglio. Ci sono state anche delle situazioni in aria, anche su palla ferma, che potevamo sfruttare meglio. Sinceramente, secondo tempo forse qualcosina in più l'avremmo meritato per quello che abbiamo fatto, almeno il pari secondo me sarebbe stato il risultato più giusto per quello che abbiamo prodotto. Però non possiamo essere felici, però siamo consapevoli che i ragazzi hanno fatto comunque bene, e quindi dobbiamo continuare così senza accontentarci solo delle prestazioni. Dobbiamo credere fortemente di poter fare punti con tutti. Mister, quanto è mancato Palermo a centrocampo? No, l'ultimo Palermo secondo me è un giocatore importante, anche se poi chi ha giocato ha fatto bene, però lui ha caratteristiche un po' diverse e c'ha un po' di strappata in più, no? Rispetto a Besea, che magari è un po' più monopasso. Simone ci dà un po' più quella gamba un po' più cattiva, anche nell'aggredire, ha più capacità di andare a sradicare palloni e anche di ribaltare l'azione. Magari Besea è un po' più regolare da questo punto di vista. Il ragazzo era dispiaciutissimo. Abbiamo anche provato a vedere, però purtroppo aveva preso questa botta, aveva ancora un po' di sensazione di giramento di testa. Siccome aveva preso un colpo in testa, abbiamo preferito evitare con lo staff medico, anche perché comunque sono cose serie, la salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto. E mi ha fatto molto piacere vedere la sua delusione, veramente ha fatto di tutto per esserci. Probabilmente qualcun altro probabilmente non avrebbe neanche provato, perché se voi l'aveste visto venerdì o sabato, aveva praticamente l'occhio chiuso, sembrava un pugile. Non so se qualcuno di voi ha visto qualche foto, ma aveva proprio l'occhio chiuso. Quindi invece il ragazzo poi oggi è venuto con la voglia di mettersi a disposizione, e questo per noi è già tanto, per il gruppo è già tanto. I ragazzi sanno quanto ci teneva e quanto ci tenevano tutti. Mister, nell'economia della partita, no? Anche in sede di commento con i colleghi, ha pensato nel finale ad una squadra più offensiva, magari Rossi a fianco di Tuncar, passare tipo un 4-4-2? Sì, l'unica cosa che secondo me in quel momento stavamo trovando buone soluzioni. Mettere la seconda punta a volte ti porta anche a chiudere tanti spazi. Loro comunque erano molto, molto fisici. Più gente li portavo lì a duellare, secondo me loro comunque potevano avere la meglio. Invece con Simonelli e Murillo cercavamo di prenderli un po' anche sulla velocità e sulla rapidità. Secondo me l'abbiamo anche fatto, alzando bene i terzini, entravamo bene. E ripeto, ci è mancata la stoccata, perché su una buona combinazione, ad esempio Murillo ha calciato dal limite,
lì secondo me ha cercato un po' troppo la forza. Se invece prova a piazzarla bassa con il campo scivoloso così, se becchi l'angolo un po' come hanno fatto loro, no? Su quella situazione magari fai gol. Abbiamo messo un paio di palle interessanti, Rossi non è riuscito a calciare per poco, abbiamo avuto la palla di Markic sulla palla inattiva, gliela rimpallata con la spalla praticamente a metro della porta. Le situazioni le abbiamo create e il secondo tempo forse loro, non mi ricordo grandi occasioni, quindi ma anche il primo, ripeto, la partita è stata giocata, i ragazzi non possono rimproverare nulla. Secondo me questa è una partita che, per quello che ha detto il campo, almeno meritavamo il pareggio. Però è così, quando giochi contro le squadre forti, mezzo errore ti puniscono e tu magari hai qualche errore loro, non sei riuscito a rimetterla in piedi. Mister, nella prima mezz'ora ho visto buoni, se non ottimi, tempi di pressione, no? Besè in fase di non possesso vedevo che saliva molto, quasi sulla linea di Simonelli e Murillo. Poi dopo la squadra si è un po' allungata, ho avuto questa impressione. C'è da dire anche che il campo era molto pesante, poi loro comunque hanno qualità. Però abbiamo difeso comunque bene, abbiamo cercato di tenere la linea un po' più alta, non volevamo portarceli troppo bassi. Poi in alcune situazioni è successo. Guarda, del primo tempo, se devo dire l'unica cosa che non mi è piaciuta, secondo me la gestione del pallone poteva essere un po' più razionale. Abbiamo cercato troppo spesso, è vero che avevamo lavorato anche sulle ripartenze in verticale, tra l'altro in un paio si poteva fare meglio. C'è stata una palla di Urso per Tuncara che non è riuscito ad agganciarla, l'ha fatta sfilare, ha sbagliato la scelta secondo me, pensava di inseguirla, pensava che rallentasse, invece col campo scivoloso se mette il piattone e l'ammortizza va in porta, perché aveva preso le spalle del difensore. Avevamo creato delle situazioni, però c'è da dire anche che loro, ripeto, sono una squadra che poi hanno tanta qualità. L'unica cosa, ripeto, con un po' di attenzione in più nella gestione della palla, anche perché ne abbiamo sporcate tante, siamo mancati poi nel far partire la transizione. Spesso abbiamo cercato magari la profondità quando si poteva manovrare e viceversa. Però va bene, su questo ci lavoriamo, ci teniamo. Quello che ci teniamo sicuramente è lo spirito che ci abbiamo messo anche oggi, e io spero che di non tornare più a parlare dello spirito della squadra, spero che questo ci accompagni fino alla fine. Prima hai detto una frase insomma che si aggancia un po' con quello che ti volevo chiedere io. Forse la squadra si è resa conto tardi, un po' tardi, che poteva provare a far più male, no? Gli ultimi 20 minuti si è convinta. Il primo tempo le abbiamo rispettati un pochino troppo. Ci vuole un sano rispetto per una squadra che prima, che ha tante qualità. Però, come avevamo detto, ci vuole anche quel pizzico di follia. Forse nel primo tempo siamo stati un po' troppo rispettosi, un briciolo, perché poi comunque abbiamo fatto, non si può dire che la squadra non abbia fatto bene, però magari abbiamo avuto un po' meno la volontà anche di tenere la palla, di farli correre, ecco. Invece il secondo li abbiamo fatti correre tanto, e secondo me uno dei motivi per cui loro il secondo tempo non sono riusciti quasi a creare niente, proprio perché li facevamo correre tanto senza palla, e quindi poi facevano fatica a ripartirci, erano sempre schiacciati, c'era pressione, buttavano la palla, la riconquistavamo e avevamo sempre il pallino nel gioco.